Miei carissimi amici di Mitico Snake, un salutissimo a tutti. Allora, avete letto bene il titolo? Sì, in questo video parleremo nuovamente di dispositivi, però andrò a fare alcune differenze per quanto riguarda l'utilizzo sia da smartphone sia da tablet, perché in questo video con me ci sarà presente anche un tablet. Senza perdere tempo, iniziamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, prima di partire per quanto riguarda l'utilizzo soggettivo dei tablet, voglio prima presentarvelo. Ed esso è un tablet di casa Samsung con il modello Galaxy Tab A del 2016, che porta con sé alcune caratteristiche tecniche come un processore Exynos Octa-Core da 11,7 accompagnato da 16 GB di memoria interna espandibile fino a 64 e ben 2 GB di RAM, e con un ampio display da 10,1 pollici. Allora, io non so qui a farvi la recensione su di questo tablet, ma un parere puramente soggettivo sia per quanto riguarda l'utilizzo da smartphone sia per quanto riguarda l'utilizzo giornaliero di un tablet. Ovviamente nulla a togliere al mio carissimo OnePlus 6, che ancora oggigiorno mi consente di gestire tutto il lavoro che faccio. Ma partiamo subito da quelle che sono le piccolezze che saltano subito all'occhio per quanto riguarda le totali differenze, e partiamo subito da quella che è la gestione della casella Gmail. Su smartphone, non appena l'apriamo, modalità verticale, ci mette a disposizione la lista di tutte quelle mail che ci sono arrivate, mentre invece se vogliamo accedere al menu o altrettanto alle varie categorie della casella mail, basta fare o uno slide da sinistra verso destra oppure accedere direttamente tramite l'apposito pulsante. Mentre invece modalità verticale di un tablet non solo ci mette a disposizione la lista delle mail che ci sono arrivate, ma sulla parte laterale sinistra ci mette a disposizione una barra degli strumenti che ci consente di gestire tutte quelle che sono le categorie della nostra casella Gmail. Ma non solo, mantiene anche lo slide oppure il pulsante per accedere al menu completo di Gmail. Sempre rimanendo nella casella Gmail, un altro utilizzo lo si nota nella modalità orizzontale di entrambi i dispositivi. Per esempio, su smartphone, modalità orizzontale, va a scomparire una funzionalità, ovvero lo slide da sinistra verso destra, che ci consente di attivare l'intero menu di Gmail, mentre invece mantiene il pulsante e abbiamo lì la lista solamente delle mail che ci sono arrivate. Mentre invece su tablet non solo abbiamo la barra degli strumenti laterale che ci consente di gestire le categorie, non solo ci mette davanti la lista delle mail che ci sono arrivate, ma sulla parte destra, nel momento in cui selezioniamo una mail, ci fa vedere l'intero contenuto e va a mantenere lo slide da sinistra verso destra per poter accedere all'intero menu, mantenendo anche il pulsante. Allora, io nel mio lavoro mi ritrovo a gestire anche dei file come PDF, Excel e Word, e anche con la gestione di questi file fa veramente la differenza. Io parto subito col parlare di quelli che sono i file PDF, perché nel momento in cui me ne arriva uno da smartphone e ne devo leggere uno e magari mi interessa una parte di quel testo, devo ingrandire e per finire la lettura di quel testo devo scrollare o verso destra o verso sinistra, e questa per me non dico che è una cosa fastidiosa, ma quasi. Mentre invece da tablet questo problema non lo tengo, davanti mi ritrovo l'intero file PDF e l'unico scroll che devo fare è quello di andare avanti o indietro con le pagine. Ma rimanendo sempre in ambito documenti, partendo sempre dallo smartphone e la gestione dei file PDF, allora, per entrambi i dispositivi ovvio che se il file è scritto per esteso dobbiamo fare uno scroll verso destra o verso sinistra, ma nulla toglie che se io da smartphone devo apportare una modifica, devo andare lì, ingrandire, selezionare la casella dove voglio apportare la modifica e per l'occasione salvarlo o inviarlo. Mentre invece da tablet, avendo un display da 10 pollici, se devo apportare qualche modifica, seleziono la casella di testo che mi serve, faccio la modifica e per l'occasione salvo o invio. E devo dire che questo utilizzo, beh, a me è saltato veramente all'occhio.
Un altro utilizzo che io faccio di questo tablet ovviamente dopo il lavoro. Dopo il lavoro un utilizzo da casa slash divano, perché magari dopo essere rientrati a casa, dopo una cena, dopo essersi sistemati un pochino come nel mio caso, mi siedo sul divano o magari distesi comodamente sul letto e mi metto lì su internet, mi metto a visitare tutte quelle pagine web che a me interessano veramente tanto, oppure magari guardare dei video da YouTube, film da Netflix e in video. E credetemi, guardare tutti questi contenuti su di un ampio display da 10 pollici molto molto gradevole, ma soprattutto affatica meno la vista. Allora ragazzi, io in questo video vi ho portato quella che è la mia esperienza personale per quanto riguarda l'utilizzo dei tablet, il vero utilizzo dei tablet. Ovviamente è un parere del tutto soggettivo, però devo dire che io personalmente fino a qualche settimana fa non credevo di utilizzare un tablet, né tantomeno di vederne uno dal binocolo. Quindi ragazzi, credetemi, utilizzare un tablet per gestire il lavoro e magari anche una vita da casa slash divano, devo dire che stato molto molto gradevole, e si riescono a fare anche tante altre cose oltre che a gestire il proprio lavoro e oltre che a farne un utilizzo da casa slash divano. Allora ragazzi, per quanto riguarda questo tablet, ovvero Galaxy Tab A del 2016, se volete qualche informazione in più e perché no magari acquistarlo, qua in basso nella descrizione vi lascio il link d'acquisto direttamente ad Amazon. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi possiedete un tablet, ma soprattutto che utilizzo ne fate. E per il resto, se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su che aiutano sempre il canale. E ragazzi, adesso ci stanno le nuovissime animazioni, e dico nuovissime perché sto utilizzando un altro software di video editing, e magari fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò. Allora, al di là di questo, se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi al canale perché ci tengo tantissimo. Non solo, ma attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. E non solo, lo sapete già, sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, quindi vi consiglio di seguirmi. Il link lo trovate sia qua in basso nella descrizione, ma soprattutto ve lo ricorda anche l'animazione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!